Questo programma è offerto da Autonoleggio, PM Servizi, SRL. Affiliato Avis Budget Group presso Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme. Vita sana e qualità e benessere in movimento. Disseta la tua vita, bevi acqua vita sana. Fiscalfocus.it, quotidiano online, una redazione formata da giovani professionisti, esperti in diverse materie, capaci di innovarsi per innovare. Servizio clienti, telefono 0968 42 58 05, email info@fiscal-focus.it. Premac, laboratorio prove e sperimentazioni su materiali da costruzione. Viale Santuario di Tipodi, Feroleto Antico. Telefono 0968 45 38 48. Unipolsai Assicurazioni. Piazza Rotonda 6, Lamezia Terme. Agente generale, dottor Ferraro Vincenzo. Telefono 0968 44 8301. Oppure 349 13 35 728. Il Parco Acquisti ai Pini è il centro su misura per te dove fare shopping e vivere un'esperienza piacevole e veloce. Da noi puoi trovare Brico Io, tutto per il fai da te. Bio Bottega, il tuo bio quotidiano. Io Sport, il più grande punto vendita IOMA del meridione. E ancora supermercato Conad, Majoral, Scodinzolando e tanti altri marchi per le tue esigenze quotidiane. Ci trovi tutti i giorni in via del Progresso 540 alla Lamezia Terme. Vieni beffato e va all'attacco. Vabbè, il caso di un errore della procura federale salva il Chievo. Ma parole non sono altre che parole, ed è vero, processo da rifare dopo la decisione del sfumano le speranze di ripescaggio in Serie A del Crotone. Il Crotone a luce ciò che vuole, credi? Ma io te vendo. Ad Avigoro però no, a Avigoro vanno trovate giuste le cose, ma rovinano. Da un c'è stato qua, da invece di Chievo non ci hanno fatto niente. Manco punto c'è calcio. Ma che parole che c'è scritto qua, temporale d'orne sulla Calabria, d'orne che vuol dire d'orne? Sulla Calabria, soleggiato sul resto del sud. Ma tutte noi trovavamo sta cazza di mosca stamattina, mannaggia le mosche, se non ci faccio uno scafo, mo. A stiamo, Tony, facciamo riso dopo allo temperatore, c'è una parola che mi ha spiegato che vuol dire. Io penso che ho saputo tu, io non ti posso vedere. E se, comunque, se no pua. E se no poi ci pensi e capisci che è. Ah, tu dico, guarda, quindi mi vuoi dire una volta. Ah, ma bello sto ventarino.
Sì, 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 non stai guardando un'altra cosa per... Ma che fame copiamo? No, non ti voglio fare vedere questa parola. Per me fare vedere niente. Questa parola. A posto. Ho dovuto mandare a fanculo. Scusate, buongiorno. Ciao. Ciao Beru. L'hai attaccato? Ho dovuto mandare a fanculo qualcuno che già da là. Praticamente c'è un sacco di frustrati in giro, falliti. Povera gente che la mattina non sa quello che deve fare. Povera gente. Stai calmo. Buongiorno a tutti. Buongiorno Lamezia. Buongiorno Lamezia. Oggi. Non saluto ovviamente né commissari, no, né niente. Funzionari, cose, perché non è praticamente quella là è un'enclave al di fuori della nostra città. No, assolutamente no. Vivono in un mondo tutto loro. Vivono nel mondo di Fantasilandia. Che sono nell'oceano. Dell'oceano. Vivono lì. Nell'oceano, benissimo. Vivono lì. Buongiorno, oggi 26 luglio, Tony. Sicuro? Sì, 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 26 luglio, giovedì. Bello il giovedì, come bello luglio. È il giorno più bello della settimana. È il giorno più bello della settimana. Un giorno, sì. Come sabato non devi pensare che tanto vieto. Perché il sabato c'è sempre robe di stress il sabato. Quello, specialmente quello che è in tournée quest'anno. In tournée, me ne vado in tournée. In torneo? Voglio salutare il figlio di Giovanni. Su mi hai mai ascoltato, mo? Ma non ti vergogni, ogni botta la stessa storia. Voglio salutare. Di Mariuzzo. Mario, la prossima volta. Te lo dico veramente, se ci sei tu, ma fai un favore, mettere sta mossa quando canta la canzone, che io unire. Ogni volta che stiamo ne, ma ieri mi stavo segnando, e bisogna pure dare gente che mi dice, che cagno. Poi io però mi sono giustificato, ho detto che si è finito la cassetta. La cassetta. Ma potete dire che c'è da. Chi c'è? La presa, chi c'era dalla visione? Alla telecamera. Come si chiama che da così c'è da Nenna? Che cosa? Alla telecamera, ci concepiù da cassetta, però c'è da. Ah, c'è. Aspetta. C'è la cosa. No, aspetta, non da Appennino. Appennino, un sindaco di Torino. Non Appennino. C'è da. A come si chiama che da quel cavallo pure io da radice. A carne. No, scusa, no. Hai scherzato. A camma. C'è da camma. C'è la camma. C'è la poruello. A camma, c'è neanche da camma, che ne può fare cose. A camma. E io ho detto, la cassetta, sapete la cassetta, invece la camma non si finisce mai. La camma non si finisce mai. Benissimo. Allora, dopo questa dissertazione tecnologica. Buongiorno. Buongiorno, salutiamo soltanto le nostre fan. E basta. No, salutiamo i cittadini. Cittadini, bambini e tutto. A posto. Cittadini e bambini. I cittadini sono pure i bambini. Gagliala una. A me no, sentono i bambini, mi ha salutato almeno. I bambini. Sì. I bambini. Va bene. Allora. Parto subito, Tony, stamattina. Partiamo subito. Parto subito con il pensiero del giorno che dice così. La pazienza è ciò che è l'uomo. No. No. La pazienza, ciò che è l'uomo. No. Nell'uomo. No. Nell'uomo. No. La pazienza. C'è scritto la pazienza. È ciò che nell'uomo può. No. Più somiglia a un precipizio. Che parole di questo. Vai, taglio da me. Va, sono lì, stamattina, hai ragione, Tony, hai ragione.
no, io, ma ti do ragione, hai ragione, era via, via, via. Troppo difficile. Che è? Vabbè, guarda. È troppo difficile pensare in. Lino tu quando è difficile, no? Hai visto l'editore, eh? È troppo difficile. La pazienza. La pazienza è ciò che nell'uomo più somiglia al procedimento che la natura usa nelle sue creazioni. Ah, che ne ha fatto? Meno, me l'hai detto tu stamattina. Onore, onore del Balzac. De Balzac. Noi chiediamo scusa. Chiedo scusa ai telespettatori perché. Noi chiediamo scusa intanto per la scarsa qualità della nostra rassegna stampa. Che volete, ci dobbiamo accontentare di quello che passa il convento. Non siamo ai livelli, ovviamente, di altri giornalisti che basta mettere la banana in bocca a un qualsiasi carnera, a un qualsiasi pagliaccio per sentirsi. Noi siamo questi qua, ci divertiamo divertendo. Non abbiamo mai avuto pretese di offrirvi un grande giornalismo, pur essendo in grado di farlo. C'è la maledetta abitudine, dall'altra parte c'è un sacco di gente che magari guardando la nostra rassegna stampa, tutti questi pseudo giornalisti da quattro soldi che imperversano qua a Lamezia e hanno il tesserino tanto per... Voglio dire, non fraintendete quando guardate la nostra trasmissione, è questa, abbiamo dato questo taglio, ma siamo sicuramente in grado di dare un taglio diverso, perché ne abbiamo le capacità, abbiamo la preparazione e soprattutto abbiamo le palle d'acciaio. Cioè, a differenza vostra che vi nascondete, noi ci mettiamo la faccia ogni giorno. E la cosa che più contraddistingue noi, differenziandoci da voi, è che voi siete tutti una massa di paraculi, perché andate come cagnolini dietro i potenti di turno, tanto per ritagliarvi un posticino nell'ambito della comunicazione. Noi non ne abbiamo bisogno, sono i potenti o pseudotali che telefonano qua dalla mattina alla sera per avere la loro visibilità qua. E noi non gliela diamo, se la debbono guadagnare con il lavoro e con l'impegno, se no andassero a fare in culo pure loro. Quindi andate a fare in culo tutti quanti ammanate. Ammassa. E chiudo. Quando qualcuno o qualcuna parla della nostra emittente, si sciacquasse la bocca, non con dentifricio, ma con acido muriatico. E la chiudo qua. Se c'è qualcuno che vuole venire qua a parlare con me, a conversare, si accorgerà che è piccolo piccolo, si accorgerà che è piccola piccola, si accorgerà chi ha di fronte. Mi capite? Io su questi argomenti, per la verità, non ci vorrei mai entrare, però poi ogni tanto ti arrivano, no? L'uccellino, il famoso uccellino, che ti riporta le solite stronzate, il solito pettegolezzo becero da parte di tutto questo strizzame. State al vostro posto, abbuscatevi la giornata, fate quello che dovete fare, ma non debordate, non andate oltre misura. Con de cosa la voce, non siete nessuno, non siete nessuno, ve lo posso garantire. Oltre al vostro recinto di casa non vi caca nessuno, mi capite? E la chiudo qua. La chiudo qua sempre che la lingua ve la tenete nell'ano, nel deretano. Se no io sono costretto ad utilizzare, cosa che non vorrei fare, la nostra emittente per rispondere ai tanti idioti che ci sono in giro. Chiudo qua, parliamo di cose più serie. Sicuramente più serie. Con la Chiesa ricorda. Andate, Masciar Bè. Vado subito. San Gioacchino. È Sant'Anna, patrona di Caserta. Bellissimo, no? Bellissimo. Tuo Santo Tito.
Brandsma. In effetti è difficile. Brandsma. In effetti la Gazzetta del Sud, no? Pare che faccio calcolare Marcare. Poi San Giorgio preca sacerdote, che vuol dire? Preca. Scusa, non ti chiama Ambrosio tu? Sì. E chi ti chiama Preca? Che vuol dire? Il cognome, cioè, il cognome Preca. Preca, sacerdote. Va bene? Meteo, come dico io. Tony, senti queste parole, eh? Temporale diurne, sulla Calabria, soleggiato sul resto del sud. Diurne, che vuol dire? C'è un po' di temporale da una parte, diurne. Temporali diurne. È un'etimologia latina. Latina, diurne. Diurne significa del giorno. Del giorno. Diurne del giorno, sì. Temporali del giorno sulla Calabria. C'è ancora un temporale da una parte, la Calabria. C'è la differenza. Notturni e diurni. Ma questo i giornalisti che sono dall'altra parte. Un artista. No, quale artista? Noi siamo artigiani. Artigiani. Sì. Siamo artigiani. Siamo una televisione. Ma stamattina hai fatto un bel discorso. Davvero? Io non voglio sapere niente perché è giusto che io. No, tu non devi sapere niente, perché ti cimenti tu, ti conosco. Se l'hai detto, se hai fatto questo ragionamento, vuol dire che c'hai le tue ragioni. Vabbè, non c'è dubbio. Perché? Io non voglio perché entrare nel vostro. No. Beh, cioè la differenza che intercorre tra noi e tanti non colleghi. Incomincio a dire, quando parlo di colleghi incomincerò a fare nome e cognomi, quando parlo di pennivendolo, di strizzame, cioè non voglio fare nemmeno il nome, quindi colleghi non lo posso utilizzare con molti. Ma loro lo sanno che questa è una trasmissione che. No, non lo sanno loro. Loro sono solamente, gli brucia il culo, perché mentre noi siamo seguiti da Lamezia e dall'Interland, loro sono seguiti dal. In ordine decrescente, da mamma, da padre, da zia e da nonna. Hai capito? Dico che c'è l'invidia però. Non c'è invidia però. C'è invidia. E sicuramente alla media questo è un segno distintivo. Quale invidia impera alla media? Ma purtroppo invidia, è così. Ma io dico una adesso, cosa. Adesso Albi, no. Devi no, dire solo una cosa. Cerca di mezzo no, la dico, che mi ammalato. Dico una cosa, no? Quando non c'è a dire qualcosa, è bella dirla in faccia. No, là ci vuole quelli che anatomicamente si chiamano palle, attributi, no, gli attributi non è una cosa di tutti, almeno. Ma questo vale per le donne e per gli uomini, non è che le donne si salvano, anzi, va bene, adesso sta facendo gli ultimi tiri del condannato a morte, l'editore. Meno male che ancora così c'è da cercare. Cerca di mezzo. Sanità, raffica di assunzioni. Questa è una bella notizia. Questa è una bella notizia. Prego, signor De Grazia. Buongiorno. Fratello Caccamella. Ciao Tonino. Caccamella di tutti lì. Allora, mi viene voglia, non per quello che hai detto tu, che manchi di considerare, mi viene voglia delle volte di dire basta. Tony, leggendo il comunicato stampa che è arrivato dalla Lamezia Comics. Cioè è un fatto veramente assurdo e tutti si domandano, si fanno delle domande, ma uno in particolare, cioè, ma perché Pitram è stato tutto a Gibre e per il caffè letterario e per le altre manifestazioni? Intanto spieghiamo alla popolazione, ai cittadini, di cosa stiamo parlando. Beh, e cosa sta succedendo. Lamezia Comics, sapete che a Lamezia si tiene ogni anno l'edizione della Lamezia Comics, è una manifestazione che è la più importante del sud Italia, siamo arrivati credo alla nona decima edizione, quindi per il decennale l'amministrazione comunale retta dalla triade commissariale, con rispetto parlando, e con i dirigenti che abbiamo, no, non hanno trovato nulla di meglio di farli sloggiare
comunicandoglielo giorni dietro, pochi giorni fa, quando il protocollo era stato, la domanda era stata fatta ad aprile, loro hanno pensato bene di annullarla pochi giorni prima dell'evento, cioè mettendole anche in difficoltà. Cioè ovviamente cioè, vanno a trovarsi un'altra location, così come è avvenuto per il Color Fest, un'altra manifestazione a livello nazionale che via via si stava imponendo all'attenzione generale. Cioè veramente una cosa... Quella a Platania, questi andranno in agro di Maida, in località a Maida, quindi nel comune di Maida, e quindi stiamo espellendo, prendendo a calci tutto quello che di buono si era creato in questi anni. Io quello che sta succedendo al comune non lo so e non lo voglio sapere. È inutile gridare, dire al commissario, ai commissari, fate qualcosa per carità. No, ormai non c'è niente, quelli non gliene frega niente. Poi, dirigenti che proprio sono strafottenti. Sì, vabbè. Sono certo, strafottenti e volgari. Così abbiamo saputo, abbiamo che saputo anche le volgarità ormai però siete abbiamo anche saputo l'abbiamo saputo, ci gioco poco io, perché io le cose le voglio poi constatare di persona, vabbè, però per quello che ci hanno detto a me quello che non stanno facendo un cazzo, già mi basta, cioè, è una cosa impressionante quello poi come si comporta con la gente, ne rispondono le loro, le PEC non vengono lette o vengono dimenticate, cioè poi la gente perché non scrive, scusatemi, vi lamentate tutti di essere praticamente venite addirittura assaliti verbalmente da qualche dirigente, ma scusate, perché non mettete tutto per iscritto? Perché non denunciate? Cioè, ma voglio dire, ma voi che cazzo volete, va, detta ai cittadini? Guardate che non sono nessuno i dirigenti, sono là, capigliano 4-5 mila euro un mese, ma se ben vengono se li sudano, se fanno quello che devono fare, perché là sono messi per i cittadini, i dirigenti, non per i cazzi loro, dove stavo a vedere. Cioè loro trattano la gente a pesce in faccia, ma chi siete? Ma veramente state stufando? Cioè la mezza, voi avete bocciato la cultura e questa è l'antimafia, e la cultura voi, l'antimafia non la cacciate così, perché è la cultura che toglie la mafia. Allora, sì certo. Cioè è una cosa vergognosa, ma vi dovreste vergognare voi dirigenti, chi ne siete, chi di due o tre? Ma non lo so, cioè veramente vi viene il... Voglio dire... Ma non lo so. Adesso quanti ragazzi venivano alla mezza, Tony, ragazzini che arrivavano da tutta Italia, riempivano questo corso con i loro disegni, con le loro maschere. Noi abbiamo... Cioè davano due o tre giorni di felicità a questa città. Niente, adesso l'hanno spostata in un altro comune. Ovviamente la politica, ovviamente. Vabbè, certo, ognuno se ne va poi dove viene richiesto, no? Ci sono comuni che non vedono l'ora di poter ospitare una rassegna del genere. Dico, io non mi rivolgo nemmeno a Domenico Furgiuele, a Giuseppe D'Ippolito, che sono in tutt'altre faccende affaccendate. Neanche loro a questo punto hanno la loro colpa, perché loro sono stati là, sono al governo, e io nelle interviste che ho, noi lavoreremo per la nostra città, Tonè. Mo sono passati dei mesi, neanche loro sono mossi, con tutto il rispetto, sia di Ippolito che stimo e di Furgiuello. Voglio dire, sì, va bene. Cioè anche voi non state facendo la vostra parte per la nostra città. Allora. Tony, scusa. No, che cazzo mi chiede? A me chiedi scusa. No, scusa, nel senso che mostrate ogni un cazzato da avere, insomma. Allora. Ogni volta che devi chiamare la conferenza, intanto, dice un bel notizio, invece di una disgrazia. Intanto uno straccio di dichiarazione da parte dei commissari. Uno straccio di dichiarazione. Che sta succedendo? Potete rispondere a questa domanda. Queste cose non le dovete dire aum. Perché io so come vi siete espressi aum con persone, eccetera. Una dichiarazione ufficiale, uno straccio, la possiamo leggere? Possiamo sapere cosa sta succedendo al comune di Lamezia Terme? Ma dico, io voglio dire ai dirigenti, al comandante Zucco, alla dottoressa Nadia Aiello, che probabilmente è ancora assente per infortunio, alla dottoressa Alessandra Belvedere, vorrei dire, ma è possibile, è concepibile, che
che oltre alla cancellazione della democrazia qua a Lamezia, dobbiamo assistere alla cancellazione di tutto, anche dell'anima, della cultura e di tutto ciò che ne consegue. Dico, dobbiamo assistere così, indifferenti, a questo stillicidio vero e proprio. Ma perché stillicidio? Sì, ma innanzitutto, ma perché non alzate il sedere del poltrone dove siete, che sono tutte strutture inagibili? Parlo del comune, parlo della caserma dei vigili urbani, perché chi non suona inagibile? Perché là non ci lavorano delle persone. Ma mi sbaglio, donna? Eh beh, è facile fare il forte con i deboli, il debole poi con i forti. Un tribunale. Ma scusate, visto che avete tanto coraggio, voi dirigenti, avete tanto coraggio e tanta personalità da bocciare ogni iniziativa per ragioni di sicurezza, per ragioni di inagibilità, eccetera, perché non fate la stessa cosa con il tribunale? Perché non dite ai magistrati? Uscite fuori. Uscite fuori cortesemente. Ma perché i vigili urbani non dite uscite fuori? Perché la polizia municipale uscite non dite fuori, uscite fuori, è inagibile. Perché non è agibile? Lo stesso commissario, esca fuori pure lei, perché dove è seduto lei? Inagibile. Cioè, voglio dire, una mediazione, una via di mezzo, bisogna pur trovarla. Noi questo stiamo gridando da mesi, dal mese di settembre, è quasi un anno che gridiamo queste cose. Può prevalere il buonsenso o deve prevalere la logica fredda dei numeri, dei commi, dei paragrafi? Adesso pare che la circolare Gabriele sia stata ridimensionata, e quindi perché dobbiamo perdere? Perché la Lamezia Terme deve perdere questo? Guardate che poi è difficile recuperare queste cose. Quando verrà un'amministrazione, figuriamone, questa crema che c'è in giro. Che rischia ma quarto scioglimento. Sì, questa crema che c'è in giro, sono terrorizzato già. Quando subentrerà la prossima amministrazione, voglio dire, l'amministrazione si troverà mutilata rispetto a certe cose. Perché una Lamezia Comic, se emigra, un torna giù. Il Demofeo. Come Color Fest. Un c'è giù. Cioè, voglio dire, poi sta cosa di figli e figliastri, evitatela. Per esempio, la gente vorrebbe sapere, perché sono domande che hanno posto a noi tantissime persone, perché la rassegna trame sì, perché la Lamezia Comics no? Se è vero come è vero che il chiostro San Domenico è inagibile, non ha requisiti eccetera, per quale motivo il chiostro San Domenico lo avete dato in gestione, in affidamento a più associazioni? Cioè, caro dottor Alecci, può fare una conferenza stampa, un incontro con i giornalisti, un incontro con la cittadinanza e spiegare come stanno realmente le cose? Perché in un momento di bailam, in questo momento, la gente pensa che ci siano figli e figliastri. Probabilmente non sarà così. Ecco, io non voglio buttare parole ad effetto, parole a caso. Certo, la vicenda di Lamezia Comics grida vendetta. La vicenda Color Fest grida vendetta. È una vergogna quello che è successo. Tante altre manifestazioni che sono state annullate, chiuse. Sì, allora... I dirigenti dovevano fare il diavolo a quattro, per poter mantenere queste due splendide manifestazioni qua a Lamezia, perché Lamezia era la sua sede, la loro sede naturale. Invece no, sono andati via. E quindi grazie, io voglio fare l'ennesimo grazie ai dirigenti, grazie per quello che state facendo contro Lamezia, dico grazie ai commissari per quello che non state facendo per Lamezia, perché vede, dottor Alecci, non basta più dire che probabilmente vi sentite assediati, vi sentite circondati, di dirigenti, eccetera.
che siete in balia delle decisioni dei dirigenti. È una leggenda ormai metropolitana, è un fatto che a me non mi ispira più. Io parto dall'assunto che un sindaco rimane un sindaco, a prescindere dall'aspetto gestionale o meno. Lei ha mai battuto i pugni sulla scrivania? Ha chiamato costoro e dire adesso basta, che non se ne può più? Mi auguro di sì. Dottor Alecci, cosa vuole che le dica? Noi come televisione ovviamente in questo momento stiamo esprimendo lo stato d'animo dei lametini. Sì, è vero, anche i lametini hanno le loro responsabilità. Infatti i lametini delegano. Per la risoluzione dei loro problemi, anche quotidiani, delegano. E questo è pure sbagliato, cari amici lametini. Io qua non voglio fare il politica, non voglio fare comizi o meno. Però anche questo è sbagliato. Voi siete abituati a delegare tutto. A delegare tutto. E no, spesso e volentieri alcune cose bisogna essere in prima persona a poterle contrastare. E c'è. Comunque, noi non finiremo mai col gridare il nostro sdegno, la nostra rabbia per tutto quello che sta succedendo. A quel che resta della politica, cioè praticamente tutti il cimitero della civiltà, come lo chiamava Totò, tutti quelli rottami, eccetera, lasciateci stare, state al vostro posto, andate al mare, sciacquatevi i cabasisi, e lasciate la media così nella merda, nella cacca. Poi ogni tanto, sapete, mandate il vostro comunicato stampa, no, tanto per dire io ho fatto la mia parte, così vi avete purgato in salute, perché siete abituati così, voi vi purgate in salute, mandate il comunicato, i giornalisti ovviamente, no, debbono occupare gli spazi, perché d'estate un po' latitano le notizie, e quindi voi pubblicano, voi alla casa là, vi piate un caffè dopo che avete mangiato un piatto di pasta e suraco, io ho fatto la mia parte, e vi purgate in salute, perché chi siete? Quello che sta succedendo alla Lamezia è vergognoso, e stiamo parlando di comic, stiamo parlando di Color Fest, non stiamo toccando la sagra, non stiamo toccando la sanità, non stiamo toccando pezzi importanti della nostra città. Vi dovreste vergognare, non avete nessun alibi, nessuna giustificazione. E se il popolo di Lamezia si sente veramente popolo, quando ci saranno le consultazioni elettorali, vi dovrebbero fare un culo così. Ma me lo auguro che questa sia una lezione che abbiamo avuto. Ho i miei dubbi, purtroppo, poi giocano altri fattori, eccetera, e la gente tiene il coraggio e l'agitosta ci manda anche le stesse facce. Va bene. Chiudiamo così, noi esprimiamo la nostra solidarietà, il nostro affetto, la nostra vicinanza agli organizzatori della Media Comic. Agli organizzatori del Color Fest. Saluto affettuosamente Angelo Grandinetti, sono dispiaciuto per te, sono rammaricato, davvero. Come siamo vicini e solidali anche con Mirko Perri, Mario Vitale e tutti gli amici che hanno organizzato il Color Fest. Come siamo vicini e lo siamo stati a tutti i dirigenti che con le loro tasche, con le loro risorse hanno portato la città di Lamezia nell'Olimpo dello sport, nell'Olimpo. Ma questa è una cosa troppo difficile che la possono capire i dirigenti del comune. Quest'anno abbiamo avuto 8-9 squadre che hanno vinto i loro rispettivi campionati. Vergogna! Dei palazzetti non si sa niente, no, della PC non si sa niente. E sono chiusi come a delle aperte. Cioè, una cosa vergognosa. Vergogna! Da qua a 20 giorni iniziano i campionati, ancora quello che avevano detto dei lavori non sono iniziati, non c'è niente, tutto tace. Non abbiamo notizie. Tutto tace. Non abbiamo notizie. Tutto tace. Vergogna! Vergogna, dacci voce, vergogna, no, però ce l'avevo pure con le società, perché come avevano detto che non si iscriveva, non si veniva a iscrivere, però penalizzando la città, perché poi sono trovato l'incudere nel martello. Sì, vabbè, è molto difficile, è molto difficile, la decisione, è vero. Però veramente ci voleva un atto di forza.
Ci voleva un atto di forza. Un atto di forza, ci volevano 1.000-10.000 persone assiepate al comune. No, che erano altri due palazzetti, quattro altri già lì. Ha capito, ha capito, certo. E tu gliel'hai detto apertamente a tutti. Certo, non era il luogo ideale né la metodologia più, voglio dire, più concreta quella. Quando tutta la cittadinanza, tutte le associazioni sportive, insieme, con i genitori, insieme, tutto il comune, attitati là. È un bel momento. No, oggi mi sta manero, ovvio. No, che avete detto che le riunioni protesta tra... silenziosa. Oppure là, a parte di Spirito Santo, erano là al palazzetto, c'eravamo noi pure. E che sono detto? Hanno parlato dei numeri. Giova, chi l'ha parlato, sì, comunque ho visto un architetto, un ingegnere di buona volontà, così colà. Fateci sapere, fate sapere alla cittadinanza a che punto sono i lavori. A che punto sono i lavori? C'è un articolo che io devo dire una cosa, parliamo del calcio 5 femminile Royal Team che si è iscritto finalmente al campionato, brava Nicola, però Nicola dice una cosa, sono lontani anche gli sponsor, ma voi delle società cosa pretendete? Se gli impianti sono chiusi al pubblico, secondo voi uno sponsor mette sponsorizza la squadra? Se non c'è il pubblico, ma cosa deve sponsorizzare? Tony, scusa, anche questo, c'è già la lontananza dell'imprenditore, ma se tu gli togli lo spazio pubblico dove c'è un cartellone, un pubblicizzo, che cosa vuoi che ti pubblicizzi un imprenditore? Tony, scusa, chi se lo... hanno purtroppo gli non c'è una ripresa televisiva con uno sfondo dello sponsor, perché se gioca una squadra, tu sai che ci sono le cartellonistiche e per le televisioni è importante avere per lo sponsor, no? Avere il riscontro, la visibilità, che è? Allora, ma che volete? Certo che l'imprenditore, se caro vede Nicola, quanti danni con questa tutta sta procedura, tutta sta burocrazia farraginosa, ma soprattutto come posso dire, ferma, senza andare a guardare se si può fare anche una cosa, a volontà di poter fare qualcosa, quanti danni sta arrecando alla città sul piano economico e sul piano delle immagini. C'è dell'immagine, ci vorrebbe una class action da parte di tutti. Muviamo alle danni all'atleta commissariale e a tutti i funzionari, ci vorrebbe una class action proprio tutti assieme. È una vergogna, noi non sappiamo cosa dire più, la gente che ci pressa, le società, dirigenti, professionisti che ci pressano, che ci dicono guardate che sta succedendo questo, guardate che succede questo, ma come mai aria? Ma i giornalisti anche, i giornalisti e le televisioni, cerchiamo di collaborare, tutti quanti. Cerchiamo di fare anche, come posso dire, fronte comune. Oddio, ma se ne ha parlato mo che vabbè, lasciamo, ma non abbiamo questo argomento di fronte comune, di per favore, lasciamoci stare, perché no. Poi parlo io, e come si dice alle mezze, sbiffio. Lasciamoci stare. Allora, io ripeto, chiudiamo con questa, ripeto, non è una falsa o una paraculata la mia, grande solidarietà, vi siamo vicini, se avete bisogno di noi, siamo a disposizione. Sia alla Mezzia Comic, sia Color Fest, con gli organizzatori di Color Fest, per la verità ci siamo già incontrati, abbiamo parlato ampiamente, con Angelo quando vuole, noi siamo a disposizione, siamo stati sempre vicini a questa meravigliosa manifestazione, l'anno scorso, mi ricordo perfettamente, l'abbiamo fatta anche indossando le maschere, no? Sì, certo. Indossando le maschere, eccetera, quindi siamo particolarmente vicini a questa eccezionale. Ci sono stati dei numeri l'anno scorso, te lo ricordo, la presenza di quanti, ti ricordi più o meno di quanti visitatori abbiamo avuto? Non lo so, però dico una bugia. Numeri altissimi erano, sì. Parlavamo di 10.000, 12, sì. 13.000 sì. persone venute, sì. sì. a vedere, sì. il Color Fest. Cioè, questo che vuol dire, oltre alla questione del danno dell'associazione che ha organizzato questo evento, c'è il danno per l'attività commerciale sul corso, c'è il danno per tutti gli alberghi che lavorano alle mezze, perché c'è una cosa, c'erano molti che avevano prenotato gli alberghi che hanno avuto disdire questa mattina. E quella è un'altra perdita economica. Giova, ci sono danni enormi, ripeto, allora, ripeto, un avvocato in gamba, ci sono gli estremi per poter denunciare chi di competenza per quello che sta succedendo?
Poi vedi, abbiamo parlato di Color Fest, abbiamo parlato ovviamente soprattutto perché è una notizia fresca di Lamezia Comics. C'è un altro caso, Chiosso off limits per un film, che sta succedendo? No al geometra per il cortometraggio sull'inclusione sociale, il comune non risponde e il caffè letterario tragiversa. Cioè, che è successo? Che è praticamente l'istituto tecnico tecnologico ex geometra, esatto, nella persona di Patrizia Costanzo, che è il dirigente scolastico, hanno chiesto agli uffici competenti di poter, come location, di poter mandare, voglio dire, mostrare al pubblico, offrire al pubblico nel Chiosso di San Domenico questo cortometraggio di Francesco, diretto dal regista Francesco Pileggi, che saluto. No, praticamente un'altra odissea, cioè coloro i quali hanno avuto a che fare con gli uffici eccetera, un'odissea, una sofferenza, ca ognuno a scrivere questi cazzi di posta elettronica, pec, a gente scrive e chi su rispondono, poi chi si sollecitano e chi su rispondono. Poi dici che si è persa. Mi meraviglio come è venuta subito al gap, non mi meraviglio. Mi rendo conto che è venuta dopo, anche se dopo 41 giorni è venuta a galla quella, voglio dire, quella posta certificata da parte del tribunale, del presidente del tribunale, del presidente del tribunale. Cioè praticamente stiamo parlando di un'autorità importante tenuta 41 giorni in un cassetto. Cioè guardate che considerazione hanno di un presidente del tribunale, affigurate la considerazione che possono avere per la gente comune. E poi il dottor Alecci mostra il suo rammarico. Io capisco, è il minimo mostrare rammarico e chiedere scusa al presidente del tribunale, ma i provvedimenti conseguenti a questo modus operandi quali sono? Avete fatto qualcosa? Possibile che non esista un provvedimento di scelta? Ecco, quando io dico al mio amico, caro amico Bruno, che nella sua qualità di segretario generale della UIL FPL, che riguarda gli enti locali, giustamente difende, anche motivandolo, i dirigenti, Bruno, per l'amor di Dio, per carità, i dirigenti alla media sono un numero veramente incredibilmente basso, no? E mi rendo conto che sono oberati da mille impegni, però voglio dire, anche da parte loro ci dovrebbe essere una maggiore apertura. Invece vogliono applicare la legge, evidentemente per timore di sbagliare, alla lettera. E stiamo alla media, stiamo pagando un prezzo enorme, un prezzo enorme stiamo pagando. Ripeto, stiamo commissariando tutto. Il Viminale ha commissariato il comune sta commissariando l'anima, la cultura, no, e tutto quello che ne consegue ai suoi amministrati. Ma come allora, sei di Hari, io non lo so come sei di Hari, ma poi so, la gente, ma io mi arrabbio, mi incazzo, io capisco che se tutti quanti al mare con le chiappe al vento, io capisco che siete tutti quanti al mare eccetera, però viva Dio, anche i cittadini devono darsene una mossa. Il popolo fa paura, se ci presentiamo compatti davanti alle istituzioni, no, denunciando questo nostro malessere, denunciando tutto quello che sta succedendo, io credo che poi i risultati si ottengono. Non possiamo ottenere i risultati stando così, alla finestra. Tony, voglio cambiare argomento perché c'è un altro argomento importante. Il comune e i soci privati uniscono le forze. La politica regionale, sentite questa, ha fatto perdere 20 milioni di euro all'unico scalo internazionale, la Lamezia Terme. Cioè, la Sagal
sa che la proposta del comitato 50 anni di 50 anni della Lamezia di Perugini per far crescere l'aeroporto cittadino. Quindi nel complesso lo scalo lametino avrebbe perso negli ultimi anni circa 20 milioni di euro, che è una somma che sarebbe stata utilissima per contribuire alla costruzione di questa famosa aerostazione, che è diventata, per il volume del traffico, ormai è diventata più insoddisfacente. Infatti non risponde più. Sicuramente si bloccheranno i passeggeri, non possono aumentare i voli perché c'è. Ma sì, pensate, anche a livello di parcheggio. C'è un trend, noi abbiamo un trend che praticamente si alza sempre vertiginosamente. Abbiamo numeri importanti. Abbiamo numeri importanti. E mi sentire puro a Mario Oliverio, che oltre a quello che ha detto Giovanni ha aggiunto, mi pare, che i problemi della saga, i problemi della saga non derivano da questa, voglio dire, operazione che hanno fatto di unire anche Reggio e Crotone. No, erano problemi che già c'erano da Sagal. Presidente Oliverio, a me ti giaceri raffica di assunzioni, perché ci sono le elezioni, mi fanno schifo. Parliamo di sanità. Ha capito? Chiesta è la verità dei atti. L'articolo è questo: sanità, raffica di assunzione, serviranno compensati i pensionamenti e garantire i nuovi servizi. Calabria, autorizzato dal commissario Scuri il reclutamento di 1.366 unità di personale. Chi siete? Ecco perché la Calabria non ne uscirà più. Siamo una regione di proprio di gentarella con balimunenti, e poi ci meravigliamo di questo e di quell'altro. Chi si siamo? Adesso basta sti biscotti, lucubu, ci ammugliamo. Questo non è un pagliare elettorale. Certo, qualcuno potrebbe dire sì, però la politica lui concentra. È stato il commissario Scura. Ma non mi fate ridere, va. Non mi agite ridere. Sono su tutti una pastetta. Pappe ciccia. Comunque siamo stanchi. Siamo stanchi. Io, per la verità, mi sento stanco mentalmente. No, ma non fisicamente. No, mentalmente. No, nel senso che io griderò sempre. Un cemmano la mia indignazione. La mattina, domani, la mezza comics qua al chiosco San Domenico. Noi siamo, abbiamo pazienza, che voi non avete l'idea. Qua da noi si fermano decine e decine di persone. Senza contare le centinaia di persone che a noi ci fermano durante la giornata. Tutti si lamentano, tutti ci chiedono di dire questo o quest'altro, di intervenire su questo o su quest'altro. Noi lo facciamo. Okay, comunque stai dicendo una bugia, no? Lo sai perché? Perché, come dice qualche collega, noi purtroppo abbiamo il canale troppo alto, se due volte non ci sei. Cioè, è inutile parlare degli stessi cosi. Poi, colleghi, io mi sento collega di chi mi stima. Chi invece non mi stima e dietro le spalle si lascia andare a flatulenze verbali, per chi non l'avesse capito, no, di sti pseudogiornalisti, si dicono scoregge. Scoregge, mi capite? Ecco. E allora, quindi io non ti voglio parlare di chi sticca, ti ripeto, chi mi stima lo stimo, chi non mi stima che andasse a quel famoso paese che ormai da 1.000 abitanti è diventata una metropoli. Una metropoli, sì, è vero. Ha capito come si chiama, no? Sì. Lo può dire, no? Vaffanculo. Ci vediamo domani, ve lo lasciamo al Bino, e oggi il pezzo del Bino non si taglia. Eh? Non si taglia. Che cosa? Il pezzo del Bino. Ieri mio figlio ci ha tagliato. Davvero? Sì, si è arrabbiato. Poi non si taglia sicuro. Oggi non si taglia, sì. Se tu che ne tagli i pesci, ruoiuno. Ci vediamo domani, ciao a tutti. Ciao ragazzi. E forza Lamezia. Sempre forza Lamezia. La mia spagnola. Ciao Domè. Thank you.
la mia, aiutatemi a trovare a rubare o pagliuzzo, mi la rubare e non saggio di più. Chicchirico, mi la rubare e non saggio di più. Chicchirico, mi la rubare e non saggio di più. Mare, se guardate le gallerie su addotto, sono tutte variate, calo galluzzo non torna mai più. Giro becca, giro bella, lo galluzzello io non lo trovo più. Che chirico, me la robare non saggio fu. Che chirico, me la robare non saggio fu. Alle quattro la mattina, lo galluzzo mi svegliava, alzavo e partia, e momo non mi risveglia mai giù. Che chirico, mi la robare non saggio fu. Che chirico, mi la robare non saggio fu. Ma donai a du capone, dove iettane mondezze, e ti vitti le sue pinne, c'ha un giornale cuggiù da tutti. Che chirico, se lo mangiare non saggio fu. Che chirico, se lo mangiaro e non saggio fu. Ok, ok, va bene. Allora, io così vi devo dire, vi saluto, vi auguro una buona giornata e speriamo che cambierà tutto. Leggiamo, lasciamole stare un mese d'agosto, non si divertono tutti, e poi vediamo a settembre che cosa succede. Se no solo la mezza, ma lo dico, va, che no, lo posso dire, lo dico. Ma poi mi mandano con un mandato di cattura, o ancora qual era. No, lo dico. No, rischio. Rischio. No, vorrei dire una cosa, no, no, no. Voglio dire. Vabbè, va, immaginate quello che vorrei dire, va bene? Io vi saluto e ci vediamo domani mattina. Ciao, ciao, ciao a tutti.